qui nella città di Ferrara per fare un interramento della linea ferroviaria a doppio binario che collegherà la stazione di Ferrara e Codigoro e la stazione di Ferrara sulla linea La Ravenna-Rimini. Praticamente si svolgerà su uno scavo all'interno di diaframmi fatti anticipatamente sempre da noi. All'interno dei diaframmi uno scavo di all'incirca 9 metri di scavo per realizzare dei cementi armati che si aggirano sugli 8, 8 e 30. Con diversi punti col solaio, quindi 800 metri di galleria chiusa, e gli altri restanti arrivare a un'estensione di 6 km con dei travi a cielo aperto. Allora, le difficoltà maggiori che abbiamo incontrato sono state quelle nell'approcciare la costruzione di solai e pontoni, quanto dovendo affrontare il cantiere tutto dalla testa e dalla coda, diciamo, in quanto all'esterno delle strutture dei diaframmi non abbiamo spazi per poter accedere al cantiere, si è dovuto pensare assieme ad Alcina ad una struttura che potesse permetterci, su una luce di 10,20 m, di passare comunque con tutti i mezzi all'interno in modo da poter andare avanti con le operazioni di scavo, con le operazioni di aggottamento acque e addirittura con i getti, procedendo sulle platee di fondazione realizzate. Quindi si è optato per una struttura fatta col multidirezionale, in accordo appunto con gli ingegneri di Alcina, che ci hanno proposto due file di castelletti, no, sui lati, in modo da lasciarci una luce di circa 4 metri all'interno, in modo da poter passare con qualsiasi mezzo, anche con i dumper che erano addetti appunto al trasporto del materiale di risulta degli scavi, e una luce superiore che arrivava a 4,30 m, in modo da poter passare anche con le betonpompe per la realizzazione dei getti. Diciamo che a livello di personale siamo all'incirca di media dai 75 ai 120 uomini, più tutti una cinquantina di mezzi, e praticamente con una 4 dotazioni di multidirezionali ci permettono di dare una rotazione su due fronti dei solai. Praticamente ci danno la possibilità di gettare, spostare il multidirezionale sul centro della galleria passando sotto al concio successivo e portarlo in opera al concio avanti. Diciamo, l'elemento dominante dal punto di vista Alcina è stato l'aiuto a livello di ingegneristico e di studio di quello che potevano essere le varie soluzioni da poter adoperare, che non si sono mai fermate ad una sola proposta, ma si è sempre cercato di venire incontro all'impresa per tutte le lavorazioni che c'erano da fare, diciamo, concatenate alla costruzione dei cementi armati, per trovare la soluzione migliore sia dal punto di vista strutturale ma anche dal punto di vista della susseguirsi delle lavorazioni.